Emidio Oggianu, siamo a Bosa, qui a poche... Quanto c'è da qui al mare? 100 metri? 50 metri? Quindi ci sono queste belle viti di Malvasia di Bosa che guardano il mare. Vogliamo vedere la differenza, come è fatta una foglia di Malvasia di Bosa? Foglia della Malvasia di Bosa. Diciamo Malvasia, si chiama Malvasia di Sardegna, poi il vino si chiama Malvasia di Bosa, doc, per riserva come faccio io. E questa è la foglia. Questa invece è una foglia di Sangiovese. La differenza si vede sui lobi. Questa è la Malvasia, ha qui quattro lobi molto pronunciati. Questa del Sangiovese, per esempio, è tonda. Come sono coltivate? Allora, queste, diciamo così, è stato fatto uno scasso molto profondo, io l'ho voluto fare. Mi dicevano che era inutile andare oltre 2 metri perché il terreno era sterile. Io, nonostante non sia un tecnico, ho pensato che lo mettiamo... anche togliendo terra da 2 metri, mescolandola con l'altra, si è ossigenata e quindi, diciamo, abbiamo fatto uno scasso molto profondo. E mi trovo bene perché anche in annate siccitose, come per esempio 2 anni fa, le vigne sembravano secche e questa tutti si stupivano perché era verde. Ed erano verde non perché molti dicevano: ma tu la innaffi? Io non innaffio mai la vigna, non solo, faccio un'altra cosa perché non sono un tecnico, non concimo mai. La Malvasia viene più buona quando non ha concime. Io da 60 anni che produco Malvasia vi posso giurare che non c'è il prodotto di 2 anni che sono somiglianti, sono tutti 60 diversi e vengono diversi. Quindi sì, non è un vino perfetto come lo fanno gli enologi, sanno fare tutto, è logico. Però io pazienza, così l'ho fatto fino adesso, così lo faceva Babbo e io lo faccio ancora così. Questa terra, che cosa ha di particolare? Il particolare di questa terra è che contiene molto fosforo e potassio e quindi chiaramente anche l'azoto, ma non è ricca, molto ricca di azoto. Quindi il fosforo e la potassio fanno bene al vino, alla Malvasia. Il vento che arriva qui, che arriva dal mare, quando c'è proprio vento marino, io ho lasciato 50 cm di siepe senza foglia finché faccia passare qui dentro, che questa siepe, queste dove mancano queste foglie, praticamente la stessa altezza del grappolo dell'uva, quindi il grappolo dell'uva prende in pieno l'aria marina di questo mare che, stando a quello che dicono i tecnici, fa bene alla Malvasia. Queste botti c'è tutta Malvasia, poi c'è una botticella da 100 litri di vino comune, quello che produciamo da pochi filari che abbiamo di Sangiovese con un vermentino. L'altro è tutto Malvasia, delle varie annate, che perché invecchia la mia Malvasia mediamente 4 anni, la mettiamo in bottiglia dopo 4 anni. Dopo che è messa in bottiglia, naturalmente la lasciamo ancora qualche anno, minimo 1 o 2 anni per affinamento in bottiglia. Però il periodo prima della bottiglia lo trascorre qui, nelle botti. E anche prima di andare in bottiglia, in contenitori d'acciaio, che ci rimane 7, 8, 10 mesi, a secondo via. E poi viene messo in bottiglia da 50 cc. Perché un vino come questo, mi hanno riferito altri che sono più bravi di me, non si mette in bottiglia da 75. Io faccio dei regali, specie a nipoti, e ci scrivo la data e poi se si tratta, se è fidanzato, ecco, oggi si è fidanzata, quando si sposa, quando nasce il nipote. Allora, non so, nasce un nipotino, non so, 50 bottiglie, tutte con quella data della nascita del nipotino. E quindi poi queste bottiglie però le amministra sempre una signora, perché se hanno accesso, se ha accesso a Emidio, succede che se ne va via il contenuto dell'interno della bottiglia. Io quello che è il tuo vino lo chiamo la Malvasia del Capostazione. Perché la chiamo così? Perché tu hai una lunga esperienza nel tuo lavoro, hai fatto il capostazione di questa ferrovia di Bosa. Ma
vuoi raccontare questa storia? La piccola storia della ferrovia è successo che purtroppo alcuni anni fa il tratto Bosa Marina Bosa è stato chiuso, quindi il tronco Macomer Bosa ora è tronco Macomer Bosa Marina, poi c'è il tronco Macomer Nuoro e questa è l'azienda Ferrovie della Sardegna. Io la maggior parte dei miei anni l'ho trascorso a Macomer, ma sono stato anche a Nuoro, a Burgos, eccetera. Gli ultimi 15 anni ero il titolare della stazione di Macomer e quindi ho vissuto tutto il tempo, diciamo così, che la popolarità dell'azienda prima era non come ora, ma trasportavamo parecchi viaggiatori, gli studenti viaggiavano quasi tutti con noi, quelli che venivano dai paesi della Planargia verso Bosa e quelli che andavano dalla Planargia verso Macomer. E quindi diciamo che io ho fatto il capostazione, negli ultimi 15 anni ero titolare di Macomer. La Malvasia ho iniziato a produrla ancora quando ero pure in azienda, perché appena finivo il mio impegno di lavoro nell'azienda, quando rientravo a casa poi qualche ora la dedicavo sempre per la vigna e la cantina. E quindi è da tantissimi anni, diciamo da 60 e più anni che faccio questo, ma ho imparato molto da mio padre, il quale era anche lui un appassionato. Mio babbo pure sperava che anch'io proseguissi, diciamo, per fare andare in campagna col bestiame. Io invece non avevo molta simpatia per andare a fare il pastore, diciamo così. Mi dispiaciuto per mio babbo, però poi lui era contento perché mi appassionavano i libri e quindi gli dirà a mio figlio. Un po' di anni fa ho visto un film, Padre Padrone. Mi vuoi fare un commento su quel film lì? Era vero, non era vero? Raccontava la vera storia della Sardegna? Per un'alta percentuale, beh, non sono in grado di dire quali sono le percentuali, ma molte cose erano vere. Sì, erano vere, però dipendeva evidentemente dalle persone, dalle famiglie, cioè dalla coppia che si univa per formare poi la famiglia. Io evidentemente sono stato fortunato, sono nato in una famiglia dove sembrava questa famiglia che avesse due aziende. Un'azienda era la campagna e un'azienda era la casa. Mia mamma era la padrona assoluta della casa, governava tutto lei, decideva tutto quanto. E poi aveva anche materialmente i soldi che mio babbo passava a lei. Mio babbo invece era completamente, cosa lo posso chiamare, direttore dell'azienda, era tutto lui. E gli altri, c'erano anche persone di fuori che collaboravano, oltre ai figli, e gli altri facevano quello che lui programmava. E veramente non ha sofferto niente, tant'è che, come vi avevo accennato prima, è morto a 94 anni sano. Babbo è morto sano, non aveva niente, è morto solo di vecchiaia, aveva il suo polso anche al momento della morte. Eppure ha lavorato tanto perché aveva 7 figli, quando lui è morto ancora esistevano 7 figli con i rispettivi compagni, marito e moglie. La filosofia di mio padre e di mia madre era che prima dei 14 anni nessun figlio guai poteva bere vino. Però, come i bambini di oggi e di sempre, qualche cosa di nascosto si faceva. E quindi, però, guai se i genitori prima, e poi quando dopo i 14 anni, quando dava il vino, cioè permetteva di bere poco e a pasto. Ma che cosa hai provato quando hai bevuto la prima Malvasia tua? Tremarella alle gambe mi è venuto, perché mi ha emozionato. Siccome esisteva ancora mio padre, ho emozionato anche lui. Adesso in questo momento noi abbiamo un vino che ha 8 o 9 anni e questo vino, diciamo così, che questo ancora per esempio non è manco in vendita, nel senso sì è in bottiglia ma ancora non lo sto dando. Vorrei produrre una Malvasia migliore, mia moglie dice che io non mi accontento mai, può darsi che abbia ragione. Gli esami non finiscono mai? Gli esami non finiscono mai, io ne ho fatto tanti, ma non mi hanno fatto male questi esami. Secondo me gli esami fanno bene a tutti, io che ne ho fatto tanti di esami, vi stavo accennando ai vari concorsi, ma non solo gli esami dei concorsi, ma gli esami che devono essere entrare nel tuo cuore, nella tua mente, sono i più difficili. E se però ci mettiamo molto entusiasmo e voglia, si può arrivare anche non alla perfezione. È una sfida verso se stessi? Sì, una sfida che bisogna fare, e diciamo che
penso che non faccia male alla mente dell'uomo se fa delle sfide, e poi bisogna avere anche la forza di non demoralizzarsi quando qualche cosa non va bene. Tu sei stato uno tra i primi da queste parti che a un certo punto ha detto: ma ci sono troppi grappoli, sarà meglio toglierne qualcuno per fare il vino più buono. E qualche tuo amico concorrente ti ha dato un po' del matto. Sì, mi hanno dato veramente del matto, però io continuo e forse presuntuosamente dico che fa bene al vino per quanto riguarda la qualità della malvasia che nei ceppi non ci siano molti grappoli d'uva. Beneficio della qualità del vino, cioè la pianta non deve essere carica per produrre una buona uva. Ecco, la vendemmia, diciamo, prima la facevo da solo, poi con mia moglie. Adesso, siccome mia moglie giustamente non deve stare sempre a fare questo, lo faccio col mio collaboratore. In due persone andiamo a vendemmiare. L'ultimo giorno, perché poi la vendemmia, faccio una vendemmia tardiva, non solo quando l'uva la tagliamo, la mettiamo in cassette piccole, massimo di 4 kg, e la lasciamo una decina di giorni per disidratarsi ancora. Si concentra ancora di più. Poi la pigiamo, facciamo la pigiatura con i piedi, ma questo viene fatto perché è necessario fare così, in quanto facendo una vendemmia tardiva, lasciandola questi 8-10 giorni nelle cassette, molti acini prendono la via dell'appassimento. Allora, se l'acino è a quelle condizioni, con la pigiatrice non si schiaccia, ma non lo schiaccia neanche il torchio. L'unico modo per schiacciare questi acini, che poi creano tutti quei sapori che hanno immagazzinato questi acini, deve essere pigiata con i piedi. Poi il mosto viene messo nelle botti e inizia la sua fermentazione. E, diciamo, non aggiungiamo nessun lievito. Allora, molte volte tarda ad iniziare la fermentazione. Io cosa faccio? Per qualche anno ho comprato dei lieviti che mi avevano assicurato che era di malvasia. Poi ho pensato, per portare proprio il terroir, cioè quel territorio, io cosa faccio? Una decina di giorni prima della prima vendemmia, del primo taglio che faccio dell'uva, taglio un po' di uva di quei grappoli più maturi, sempre di malvasia, di qui. La pigiamo naturalmente con i piedi e poi inizia la fermentazione dopo qualche giorno senza aiuto di niente, e quindi quel mosto poi serve per fare iniziare la fermentazione alla prima vendemmia. Poi dalla prima vendemmia passa. Questo hai preso la tecnica dai fornai, ti fai la biga iniziale. Ah, addirittura. Ah, non sapevo, non conoscevo questo. Sono per fare il pane da una volta all'altra, quindi come tecnica di base potrebbe essere. In effetti sì, ecco, no, ripeto, prima mi pare 1-2 anni che avevo comprato questi lieviti, ma poi ho detto: ma io che cosa, sì, anche se sono persone serie quelle che mi hanno dato questi lieviti, ma e se posso io prima ho chiesto il parere ai tecnici, ma detto, ma che ci vuole molto fastidio, chi te lo fa fare? Ah, beh, se solo per questo già ci penso io allora, e faccio così come ho detto poc'anzi. Questa è la ricetta per fare poco più, poco meno di 10.000 bottiglie di malvasia di Boso. Come si... Io dico il numero perfetto, meno di 10.000, quindi siamo a posto, meno di 10.000 bottiglie. Beh, io ho scelto questo tipo di bottiglia perché mi è piaciuto, siccome doveva contenere diciamo 50, e allora la bottiglia era piccola e bisognava un po' giocarci, e ho pensato... è durato tanto pensando a questa cosa e ho visto una bottiglia che somigliava a questa, e allora se sarà più elegante, più snella, e facciamo una bottiglia come questa. E il vetro è un vetro speciale idoneo a far invecchiare il vino che c'è qui dentro senza che subisca danni. Questo tappo, per esempio, naturalmente se noi lo togliamo dalla bottiglia, lo mettiamo fuori, dopo qualche ora questo non entra più da solo se non con la macchina, perché e di nuovo sta prendendo la sua forma originale di prima. Vuol dire che è un buon sughero. E il sughero, siccome la bottiglia, diciamo, molte volte il vino che è dentro la bottiglia prende dei brutti sapori dal sughero, questo è il sughero che mi sta facendo questo signore qua, non ha mai dato nessun sapore al vino. Il tuo vino poi, chi è che lo beve? L'apprezzano molto chi è appassionato del vino, che riesce a cogliere tutto quello che ha. Questo vino va attualmente, diciamo da qualche anno pure, non attualmente, non so, in Italia
in Veneto e poi in Emilia e anche in Lombardia, poi a Londra che c'è in Francia anche, e gli Stati Uniti a New York e altri che me lo chiedono, insomma. È meglio venire qui a Bosa e avere solo assaggiare qua. Viene qui è meglio, viene qui, mi fa piacere che venga e così può vedere come Emilio è. Grazie Emilio, speriamo di incontrarti presto. Vogliamo fare un brindisi con la Malvasia?